Il fratello minore del principe William considererà la sua attuale relazione con Camilla un tradimento, sostiene un esperto reale. Mentre il re Carlo si sottopone alle cure e al recupero dalla diagnosi di cancro, sia la regina Camilla che il principe William sono stati costretti a farsi avanti e rappresentare il monarca in una serie di impegni reali, a volte partecipando insieme. Tuttavia, un esperto reale ritiene che questa relazione in erba non andrà bene con il principe Harry, residente in California. Parlando con The Mirror, esperto reale e autore, Tom Quinn ha detto: "Dubita davvero che William vada piuttosto d'accordo ora con Camilla Harry, lo vedrà come un tradimento. Rimase scioccato quando William si rese conto che Camilla, lungi dall'essere il mostro che pensavano quando erano bambini, è in realtà una donna piuttosto simpatica." Nel suo libro di memorie bomba, Spare, pubblicato nel gennaio 2023, il principe Harry se la prese duramente con la sua matrigna, Camilla. Harry afferma nel libro che, insieme al principe William, entrambi si opposero al secondo matrimonio del padre e inizialmente erano preoccupati che lei sarebbe stata una malvagia matrigna. Parlando delle relazioni tra i membri della famiglia reale al giorno d'oggi, l'esperto reale, Quinn, ha aggiunto: "Per Harry, Camilla era la cattiva matrigna di allora, e lo è ancora. Ha detto, è tutto molto triste, ma mostra che l'enorme divario geografico tra i fratelli Harry in America, William a Londra, è diventato una manifestazione fisica della loro separazione emotiva. Il principe William, 41 anni, ha condiviso un dolce momento con la regina Camilla durante l'annuale servizio del Commonwealth Day a marzo, presso l'abbazia di Westminster. Non molto tempo dopo il suo arrivo, William è stato catturato mentre scambiava un momento con la sua matrigna, e mentre baciava Camilla su entrambe le guance per salutarla.